supera con successo la sua prima grande prova la neoamministrazione comunale di Caposele, guidata dal sindaco Lorenzo Melillo, uscito vincitore dalle elezioni di giugno con un ampio margine di voti. Completamente rivista l'organizzazione veicolare in occasione della prima festa in onore di San Gerardo Maiella, che cade la prima domenica di settembre. Tanti volontari, massiccia presenza delle forze dell'ordine e l'istituzione di un servizio navetta ha scongiurato i classici ingorghi che negli anni passati hanno fatto tanto penare visitatori e fedeli. L'obiettivo dell'amministrazione è puntare ancora più sul turismo religioso, puntando allo stesso tempo all'ampliamento dei servizi. Siamo una nuova amministrazione che ci siamo insediati a giugno di quest'anno. Il tutto parte da una nuova organizzazione dei servizi, dell'accoglienza. Stiamo cercando di riorganizzare Mater Domini per rendere Mater Domini un paese più accogliente a chi arriva. Abbiamo creato diverse isole pedonali, abbiamo creato un servizio di navette evitando che si congestionasse dal traffico il centro urbano di Mater Domini e per dare una bella immagine di questi bei luoghi da poter girare, fare una foto in tranquillità a tutti i vari pellegrini che arrivano e poter passeggiare nella massima serenità fra le strade di Mater Domini aspettando San Gerardo e aspettando che San Gerardo risalga poi da Caposele. Ha dato risultati veramente soddisfacenti, chiaramente tutto è migliorabile, ogni cosa è perfettibile, però credo che il risultato sia molto buono perché siamo riusciti a mantenere un ordine nel centro urbano di Mater Domini, permettendo a tutti quelli che arrivano di poterlo vivere in serenità, per cui credo che la cosa è andata bene. Il tutto ovviamente grazie ai tanti comuni che in queste occasioni ci vengono a dare una mano, dai vigili urbani, alle associazioni che vengono di volontariato, che vengono qua e ci aiutano nella gestione dell'accoglienza dei vari pellegrini e dei tanti pellegrini che arrivano oggi. Grazie anche a tutte le comunità che in queste giornate importanti vengono qui a darci un contributo e ad aiutarci. Evitare che tutte le macchine arrivino dentro Mater Domini creando l'ingorgo e evitando che possa succedere quello che purtroppo negli scorsi anni si è visto, addirittura con code di macchine sulla fondo Vallesele, ed è un'immagine che stiamo tentando, ci sforzeremo e speriamo che riusciamo a non far succedere più una cosa di questo tipo, proprio studiando un piano traffico che accolga e dirigga in modo tale che chi arriva sa dove poter andare e sa poi come arrivare alla Basilica e a San Gerardo.